Quando nel 2016 aveva esposto la sua pompa innovativa alla fiera sulle tecnologie ambientali di Monaco di Baviera, l'imprenditore Vincenzo Di Leo non immaginava certo che il suo prodotto fosse notato dai rappresentanti della fondazione di Bill Gates. Il prototipo che noi esponevamo in fiera, che come dimensioni caratteristiche della macchina poteva essere quello che a Bill Gates serviva, pesava 300 kg e dovevamo trovare il sistema da portarlo da 300 kg a 70 kg. Proprio nel 2016 Bill Gates investe $640,000 per mettere a punto la tecnologia della pompa di aspirazione da utilizzare nello svuotamento delle latrine dei paesi in via di sviluppo. Lo scorso anno all'azienda Brianzola arrivano altri $400,000 per progettare un sistema di pompaggio accessibile e durevole. Diciamo che questi signori vengono qua e fanno delle prove sui nostri sistemi per vedere se la cosa funziona. Una è quella di togliersi il fazzoletto dal taschino, metterlo nella pompa e vedere se esce illeso dalla parte opposta. E questo rimangono meravigliati quando questo avviene. Vincenzo, ex operaio, 72 anni, fondatore della piccola azienda Brianzola, idee e prodotti con 4 dipendenti, guarda ora al futuro. Un attraversamento non è un punto di arrivo. Un punto di arrivo è vedere la nostra tecnologia affermata sul mercato. Io so che tanti problemi fino a ieri irrisolvibili oggi li possiamo risolvere.